conosciuto un bambino che era 7 bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Gino e suo padre aveva una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino e lassù si chiamava Kurt e suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Yuri, come Gagarin, e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a New York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? 5. Me ne mancano 2. Uno si chiamava Chu, viveva a Shanghai e suo padre era un pescatore. L'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l'imbianchino. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu e Pablo erano 7, ma erano sempre lo stesso bambino che aveva 8 anni. Sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza poggiare le mani sul manubrio. Paolo era bruno, Jean biondo e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. Yuri aveva la pelle bianca, Chu la pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo, Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino e ridevano nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e 7 e non potranno più farsi la guerra, perché tutti e 7 sono solo uomini.